Ciao ragazzi e ragazze, oggi facciamo la focaccia con le patate, che dico dovrebbe essere bella soffice e croccante fuori. Non l'ho mai fatta, eh? Proviamo, quindi focaccia con le patate. 300 g di farina 00, una bustina di lievito secco disidratato di birra, un cucchiaino di zucchero per attivare il lievito, 300 ml di acqua tiepida, un cucchiaio di olio extravergine di oliva e 2 cucchiaini scarsi di sale, 100 g di patate bollite che poi le schiacciamo. E per decorare io metto l'origano e il sale, voi potete mettere il rosmarino, quello che volete. Allora, prima di tutto prendiamo la farina, mettiamo il lievito secco, un cucchiaino di zucchero e misceliamo. Prendiamo una ciotola, mettiamo i 300 ml di acqua, un cucchiaio di olio. Schiacciamo dentro le patate, aggiungiamo un po' alla volta la farina. Aggiungiamo i 2 cucchiai di sale. Così, un impasto appiccicoso. Lo copriamo con la velina. E lo teniamo al calduccio coperto per almeno 2-3 ore, finché non raddoppia. No, ragazzi. Dopo 3 ore di lievitazione, so se lo vedete, che mollo. Prendiamo una teglia con la carta forno, la oliamo e con le mani ben oliate, mettiamo proprio l'olio sulle mani, la stendiamo. Mamma mia, che roba molla. Mettiamo su un po' di origano. E un pochino di sale. Tutta bella mollina così, eh? E la inforniamo a 190 gradi per un 20-25 minuti in base al forno. Io comincio 20 minuti. Ragazzi, che profumo di focaccia! Sentiamo com'è. No, ma guardate, adesso l'ho tagliata in 4 pezzi. Guardate dentro com'è ben alveolata e cotta bene. Sopra è bella croccante, sotto e dentro è bella soffice. Sentiamo come il bordo si crocca. Scotta. È buonissima perché con le patate dentro dà quel buon saporino e rimane bella soffice. No, ragazzi. Sentite, guarda che morbida dentro. È solo questo a mangiare, cosa mangiamo Cioè. stasera? Ma poi gli mettiamo dentro il prosciutto e tutto il resto. Ma senti che morbida. Com'è? E assaggia il burdino. Dov'è il burdino? Senti com'è, bel croccantino ma di punto di vista.
Esatto. Ma che buona che non è. Non era dentiera, eh. Vedi come dentro è venuta proprio bella, bella alveolata, cotta bene soffice, perché era patata dentro. Buonissima. E adesso noi la facciamo a fette, la fettiamo. Lo faccio vedere qui, guarda, posso vedere. Sposati un po'. Fa vedere. Ci mettiamo il prosciutto, così faccio. Ma... non mangiare, devo fare la foto di presentazione. Apri il prosciutto. Cosa mangiamo? Prosciutto. Qua? Cazzo mangiamo. E cosa? Anzi no, è camoscio d'oro che ce l'ho già aperto. Guarda, attenzione ragazzi, Tanto te la faccio per te, perché tutto il pomeriggio che aspetto di mangiare sta roba qui sono quattro pezzi che neanche mi fanno, passare la voglia. Aspetta, aspettate, raga, come scotta dentro ancora. Via. Guardate com'è, sublime. Sublime. Sublime star. No ragazzi, ma guardate che spettacolo. Una cosa... è spettacolo? Fluidificante. Come lo sviluppo. Per il Covid. Buona. Per la tosse. Buona? Allora, chiudi tu perché ne chiudo io. Comincio a portarti questo pezzo. Io vado a mangiare e chiudo, vi saluto ragazzi. Che io preparo tutti i pezzi di focaccia. Attento, non farlo cadere. Chiudi bene a chiave, eh. Dai. Vai, che fuori le balle. Guarda il clandestino. E come sempre, chi vuol fare le mie ricette, mi manda la foto su Instagram e io la metto nella story. Un abbraccione, un bacione e viva l'amore. Ragazzi, fatela perché è buonissima, facilissima e spettacolarissima.